qua. Edo, vieni un attimo qui per cortesia, perché ci fa piacere anche. Beh, ci sta... me l'ho dimenticato. C'eravamo di spalle, no? Io lo vedevo ogni tanto. Non... Occhio a non sbattere le lampade, ma è qua perché stasera l'avete visto nel controselfie, ma lo vedete qui. Edo è venuto a farci compagnia. Allora, senti, avvicinati al microfono per vieni, parlare. Vieni. Come la vedi questa banda di matti? Molto simpatici, potrebbero fare una sitcom insieme. Bravo, bella idea. Bene, io non te l'ho chiesto perché poi alla fine, visto prima della diretta, siamo tutti un po' frenetici e sei arrivato, purtroppo l'ho fatto pure aspettare mezz'ora per strada, quindi poveraccio, veramente. Come ti sembra Radio Cigliano, che ne dici? Beh, io... Avvicinati. Io condivido il pensiero che dicono tutti quelli che vengono qua, cioè sembra lo Star Trek perché è tutto pieno di strumenti e cose. Uno studio, sì, vero? Invita lui, vedrai che non invita più noi, invita lui. Lui sarà il prossimo che prossima, viene, vero? La prossima lui viene lui. Dopo cena con Edo che verrà qui al posto vostro. Mi fa piacere. Esatto. Allora guarda, resta qua con noi, non te ne andare perché siamo quasi in chiusura. Così. Qua. Sì, resta qua. Sì. Resta qua insieme a noi. E guarda, se ti... Vabbè, così ci sei anche. Eccolo qua. Abbiamo l'ultimo pezzo di Andrea. Sì. Qual è che mi sono dimenticato? È il numero 4. Vabbè, questo è un pezzone della Madonna, sì, veramente bello, ci piace da morire. Bello, dicevamo bello, quello, diciamo quello. Ed anche questo è una protesta? No, assolutamente no. Ah no, questo è era perché mi piace l'audio. Ah vabbè,